Paolo, ti faccio leggere sul sito di Telecivita Vecchia un articolo di qualche della settimana scorsa, in sostanza, no? Nel quale Forza Italia e Lista Tedesco lancia questo appello: rimbocchiamoci le maniche e non inseguiamo le poltrone. Se qualcuno invece, leggo totalmente, un virgolettato, se qualcuno invece di rimboccarsi le maniche sente il bisogno di impegnarsi nell'esercizio di un incarico da ottenere, di una promozione da strappare, di una poltrona da occupare, è libero di farlo, ma liberi saranno anche i cittadini di scegliere tra chi ha da subito interpretato il mandato, con la giunta del fare, e chi invece ha seminato poco e male. Insomma, non è un intervento leggero, no? Nei confronti, a quanto sembra, anche se non è specificato, dell'altra parte della maggioranza. Sì, è un intervento che sicuramente non risponde agli stili e ai canoni di Fratelli d'Italia. Io infatti credo che se andiamo a sfogliare le rassegne stampa di questi mesi, sfido chiunque a trovare un articolo Così polemico, un duro, commento come lo polemico definiamo? nei confronti di non meglio specificati alleati. Per quanto ci riguarda, noi questo appello non solo ci sentiamo di non averne necessità, ma abbiamo dimostrato con la pratica di essere leali e coerenti al servizio della città, perché Fratelli d'Italia è l'unico partito di questa maggioranza con una rappresentanza in Consiglio Comunale che non ha alcun incarico di governo o sottogoverno, perché non abbiamo espresso appunto assessori, non abbiamo consiglieri di amministrazione. Quindi noi in questi mesi abbiamo servito la città esclusivamente per rispondere al dovere, al mandato che ci hanno attribuito a maggio scorso. Con i nostri due consiglieri sempre presenti, sempre leali, abbiamo sostenuto gli assessori su vari temi. Ricordo il sostegno che abbiamo dato all'assessore Magliani sulla polemica per il Giardino degli Angeli. Abbiamo sostenuto il sindaco, abbiamo collaborato fattivamente con l'assessore al bilancio per modificare il regolamento Tari in maniera sicuramente positiva. Quindi noi le maniche le abbiamo sempre avute rimboccate, non ci siamo mai fermati dalla campagna elettorale e continueremo a farlo a prescindere dagli incarichi, a prescindere dalle poltrone, fino a quando ci sarà appunto una coerenza, una lealtà rispetto ai valori e al programma che sono la base di questa coalizione. Fratelli d'Italia sarà in prima linea, farà il proprio dovere fino in fondo e metterà a disposizione della coalizione, del sindaco, ma della città, tutte le energie e le risorse umane a disposizione per raggiungere gli obiettivi condivisi. Le polemiche non Quindi ci interessano e le lasciamo agli altri. Io credo che per l'auspicata fase 2 di rilancio dell'amministrazione della città sarà fondamentale, prima ancora che gli equilibri o gli incarichi, avere questo spirito di coalizione, di squadra e quindi lavorare in forma sinergica, anteponendo l'interesse generale, lo ribadisco, alle bandiere. è mancato Paolo, questo Forse spirito. in parte è mancato. Io credo che quel comunicato potrebbe essere letto, se volessimo leggerlo in chiave critica, come un piccolo campanello di allarme, perché se due liste si sentono nel bisogno di dover fare quel comunicato per, come dire, elogiare i propri rappresentanti e mettere le mani avanti su altre questioni, probabilmente c'è un disagio che va superato.